Proseguono le polemiche sulle dichiarazioni di Vittorio Sgarbi nei confronti dell'amministrazione comunale di Ancona e dei suoi cittadini, colpevoli di avere un cattivo rapporto con la cultura. Alle accuse del critico rispondono ora coloro che nel capoluogo promuovono da sempre iniziative culturali importanti. Diffido sempre delle affermazioni provocatorie e generiche, cioè dei giudizi approssimativi che molto spesso personaggi come Sgarbi, che tra l'altro sono personaggi in vista nell'ambito politico, usano per fare discorsi che sono poi portano evidentemente verso altro. Sgarbi ha con acume colto una realtà di fatto, però solo superficialmente, come spesso gli capita, nel senso che Sgarbi è un personaggio mediatico che vive di eccessi e di giudizi tranchant, quando in realtà sotto l'apparenza si nascondono fenomeni più complessi. Nel nostro sondaggio, realizzato la scorsa settimana però, i cittadini di Ancona hanno dato ragione a Sgarbi sia per quanto riguarda il rapporto tra gli anconetani e la cultura, sia per quanto riguarda la scarsità di proposte culturali messe in atto dall'amministrazione locale. La città di Ancona, i cittadini di Ancona mostrano una propensione alla cultura molto forte. Poi evidentemente c'è un problema che però non è solo di Ancona, è il problema di questo paese, è un problema della provincia, delle città di provincia di questo paese, cioè tutti i centri piccoli e diciamo medio piccoli, e Ancona ha solo 100.000 abitanti, anche se è la città capoluogo, soffrono evidentemente di una chiusura in qualche modo all'interno delle mura cittadine e guardano poco il resto del mondo. Il cittadino anconetano vive di, come molti cittadini di provincia, vive questo sentimento che potremmo chiamare bovarismo, cioè spera di vivere altrove, Milano, Roma, Bologna, quando in realtà vive in una piccola città di provincia. E quindi quello che dovrebbe fare è smettere di lamentarsi e rimboccarsi le maniche come fanno tanti suoi colleghi. Sgarbi ne ha avute per tutti, Museo Omero compreso. Secondo il critico è miope pensare che la Mole Vanvitelliana possa ridursi ad un museo per non vedenti. Intanto io credo che un museo per non vedenti abbia la dignità di un qualunque altro museo. In secondo luogo, non ha capito Sgarbi, tra l'altro non ha mai visitato il nostro museo, che non si tratta di un museo per non vedenti, ma di un museo senza barriere, cioè un museo che consente a tutti, compresi i non vedenti, di fruire pienamente di ciò che propone. Tant'è vero che la stragrande maggioranza dei visitatori sono vedenti. D'altra parte, il Museo Omero ormai è una realtà di importanza nazionale e internazionale e quindi che abbia una sede idonea e prestigiosa mi pare che sia una cosa assolutamente legittima.